Sei interessato dalla nave Titanic? Allora, se la vostra risposta è sì, vieni. Benvenuti a Toronto, Canada. Io mi chiamo Grazia e il mio canale si chiama Hobby Princess. Allora, questo episodio del mio video su questo canale è dedicato a Titanic. Perché questo mese è aprile, ho pensato che è una cosa buona per dedicare uno video per Titanic e per tutti quelli che ci stavano su Titanic. Cominciamo? Allora, il mio primo pezzo, scusate, non sono perfetto a parlare in italiano. Il mio primo pezzo è questo prodotto qui, questo articolo, che è una replica di una campana che ci stava, mi pare, di Titanic. E come sta scritto qua? Dice scritto Titanic, London, che mi pare in italiano si dice Londra, 1912. E non so come si dice il ferro, però qua diciamo brass in inglese. E questa campana è usabile, come sentite, è molto pesante, c'è un grande pezzo dentro là che fa molto rumore. E ce l'abbiamo questo esposto nel soggiorno, vicino al tavolo. Mi piace tanto questo pezzo, ce l'abbiamo forse da 10 anni fa. Allora, gli altri miei pezzi sono da un museo di Titanic che è venuto 2 volte qui in Toronto. È un museo che gira intorno al Nord America, anzi, girava intorno al Nord America. Adesso credo che ci sta fisso negli Stati Uniti. Allora, la seconda volta che siamo andati al museo era molto molto impressionevole, era molto toccante e commovente. E hanno fatto una replica di come entri nella nave, ti senti che stai proprio sulla nave quando entri in questo museo e si vede proprio il vetro che l'hanno tolto dall'oceano, a terra, nell'Atlantic Ocean, l'oceano Atlantico, e proprio il vetro che ci stava sulla nave che era spaccato e ti fa commuovere. Un'altra cosa che hanno fatto era una stanza che sembra come una stanza della terza classe dove dormivano le persone e sentiva il rumore del motore della nave, era molto toccante, molto commovente. Allora, quando si esce da quel museo, ci stava un negozio che vendeva certe repliche dalla nave, dagli articoli che hanno tolto dalla nave nell'oceano di Atlantico. Allora, il mio primo pezzo che vi voglio fare vedere è questo qua, che è una porta dentifrice di ceramica pesante, anzi, come vedete dentro si metteva la pasta e si metteva sul dentifrice così, forse con qualche cucchiaino. E questa è la coperchia. E dice in inglese Cherry Toothpaste Patronized by the Queen. Dice il gusto di ciliegie, dentifrice, dalla regina. E questa è la testa, la faccia. Vi faccio vedere il dentro. E sotto ci sta la stampa che dice che è autentica, un articolo autentica di Titanic, replica. Allora, questo. Mi pare che forse questo ci stava nella prima classe, il piano della prima classe. Allora, mettiamo così esposta, questo lo vedete. Il mio secondo, anzi, questo non è dal museo, però lo voglio fare vedere, è di Titanic. Questa è un'edizione collettiva di National Geographic. E vi farò vedere dentro, anzi, scusa, dietro, si vede anche a terra nell'oceano Atlantico, Atlantica, e ci sono certi oggetti e 2 pagine soltanto vi voglio far vedere, per esempio, quelle belle fotografie che ci sono nel libro. Sono sicuro che ci sono tanti fan di Titanic, specialmente il film, che è bellissimo quel film che hanno fatto nel 1997. Allora, questo è un altro esempio, questo è un libro che ce l'ho da tanti anni. E un altro pezzo che viene dal museo che vi voglio far vedere, preparo questo qua, è il piatto, uno piatto che viene dalla seconda classe della nave Titanic,
come vedete, un mosaico bello di ceramica, anzi pesante, e in mezzo c'è un simbolo, il simbolo di White Star, la compagnia che fece la Titanic. E qua dietro vedete che c'è ancora il prezzo, l'ho lasciato perché su quel bigliettino ci sta scritto second class, seconda classe, l'ho lasciato là. E vedete anche ci sta la stampa, in inglese dice Authentic Titanic Artifact Replica, e più o meno è autentico, un pezzo autentico della replica di Titanic che hanno preso dalla nave. Lo metto qua. Adesso mi... Ah, brava, ha fatto la brava. Un altro pezzo, che è l'ultimo pezzo che vi voglio fare vedere, e ce l'ho caro con me. Questo pezzo ovviamente è un pezzo di bigiotteria, ma è nella nave, che, un pezzo che hanno trovato nella nave, nell'Atlantico, l'hanno tirato. Questo siamo visto al museo e mi ha fatto piangere perché era un pezzo di qualcuno. Era un diamante, un anello di diamante che brillava così bello e mi ha fatto piangere perché nel museo si vedeva una scatola di vetro. Ho pensato che questo era di qualcuno e chissà se era qualcuno che si doveva fidanzarsi o era di qualcuno che ci stava sulla nave, ma come lo siamo visto nel negozio, ho detto questo devo prendere in memoria di quella persona e quelle persone che ci stavano sulla nave. Immagino quanto costava questo anello. Tre diamanti, come brillavano quello vero, quello originale. Una meraviglia. Allora, amici, questo lo metto qua. E questo lo dedico a Titanic e a tutti quelli che ci stavano sulla nave, quelli che erano morti e anche quelli che si erano salvati. E voglio ringraziare tutti quelli che stanno guardando questo video. Spero che ti piace. E se ti piace, per favore, sottoscrivete. Spero che dico con la parola giusta. E se avete un commento di quello che vi ho fatto vedere, mi piacerebbe di sentire da voi e spero che continuate di seguirmi su YouTube. Ho tante cose che vi voglio fare vedere. Anzi, mi pare che il prossimo video sarà di Biancaneve e i Sette Nani. Allora, se siete un fan di Disney come me, e vi piace Biancaneve, noi diciamo Snow White, guardate, seguitemi e vi farò vedere certi oggetti collettivi miei di Biancaneve. Allora, è stato un grande piacere, amici miei. Abbiate cura di voi, il mio cuore è con voi. Sono molto contento che mi sento collegato con le mie radici facendo questo video in italiano e vi auguro tanta felicità. Ci sentiamo. Ciao!